Altro passo importante verso la completa elettrificazione delle banchine e dunque la transizione ecosostenibile del porto dopo l'affidamento dei lavori che riguardano i moli, così chiamati RoRo, per un investimento economico di 2 milioni di euro. L'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale Ionio ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di elettrificazione del lotto 1 della banchina di levante dell'infrastruttura. Si tratta del cosiddetto cold ironing, il sistema che permette alle navi mercantili e passeggeri di allacciarsi alla rete elettrica di terra e spegnere i motori ausiliari durante le soste in porto. Il progetto si inserisce all'interno della politica portata avanti dall'ente guidato dal presidente Andrea Agostinelli, che nel rispetto della normativa europea punta alla riduzione dell'impatto ambientale sulle attività portuali. In particolare, l'obiettivo principale degli interventi di cold ironing ruota intorno all'annullamento integrale delle emissioni locali durante l'ormeggio ed è quindi particolarmente interessante per i porti che spesso si integrano in contesti urbani. Al fine di semplificare l'iter procedurale e passare speditamente all'apertura delle cantiere, l'Authority, attraverso la pubblicazione del bando di gara, procederà alla scelta del contraente con l'avvio di una manifestazione aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. I lavori di questo primo lotto, finanziati per oltre 18 milioni di euro dal PNC, dovranno essere aggiudicati entro il prossimo 31 di marzo. Sulla questione relativa al livello di infrastrutturazione del porto di Gioia e dei collegati finanziamenti, il presidente dell'ADISP, Andrea Agostinelli, era già intervenuto nei mesi scorsi, ponendo l'attenzione sul progetto per l'elettrificazione di tutte le banchine dello scalo che necessita di un investimento complessivo di oltre 80 milioni di euro e dovrà essere completato entro il 2030 in base a quanto disposto dall'Unione Europea e a tutela della sostenibilità ambientale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invece sbloccato risorse per un totale di 24 milioni e 370 mila euro destinate a finanziare due progetti per i porti di Gioia Tauro e di Termoli.